La maggior parte del lavoro sperimentale sulla nutrizione è stata forzatamente limitata a studi di breve durata sugli animali. Alcuni nutrizionisti, in collaborazione con cardiologi e altri scienziati, stanno indagando su popolazioni differenti per regime alimentare, in modo da studiare quali esperimenti della natura non si possono produrre in laboratorio. KISS opera la sua grande rivoluzione così, sposta dal laboratorio allo studio sulle popolazioni la questione del rapporto tra malattia e alimentazione. È il mangiare la medicina. I libri di KISS, che hanno avuto una sfortuna incredibile perché uno è sparito dopo il 59 perché la casa editrice è fallita e l'altro pubblicato nel 75 quando lui è andato in pensione dove ha fatto la summa delle sue ricerche è stato tradotto ben 42 anni dopo. Quindi si è parlato di dieta mediterranea, ecco questo è il mio assunto principale, in maniera sempre approssimativa e antiscientifica. E ancora si parla di dieta mediterranea in maniera sbagliata. Per esempio, si dice che la dieta mediterranea sia verdure, frutta, cereali, olio d'oliva, pesce. Non è vero, non è vero. Che significa che non è vero? Significa che la frutta deve essere fresca, cioè quella dell'orto, per cui e se tu vuoi vivere 20 anni di più, devi avere un orto e il parco deve sposare l'urbanistica degli orti. E poi devi avere un olio, sì, ma un olio di oliva, ma con gli antiossidanti e con i grassi monoinsaturi. Dico questa cosa perché io ho frequentato i medici del gruppo di Ansel Keys, il professor Fidanza. Una sera, proprio ricordo lui, Angelo Vassallo, mi misero in croce al punto che insomma sembrava che lo dovessi fare un minuto dopo, perché dovevo mettere assolutamente gli antiossidanti sull'etichetta dell'olio. Il professore diceva: non sono i cereali quelli che fanno bene, sono i cereali integrali, ma i cereali per essere integrali devono avere anche la crusca e non solo la crusca, il grande assente dei cereali cosiddetti integrali è il germe. Il germe dopo 15 giorni comincia ad ossidarsi e allora che cosa succede? Che le farine devono essere obbligatoriamente fresche, non possono stare un millennio su un bancale. Dico questo. Perché se noi puntiamo sugli orti, sulle farine fresche, sull'olio con gli antiossidanti, sul pesce fresco e non mangiamo carne di vacca, che è quella più grassa perché la carne fa male, perché è per l'80% grassi, non perché non bisogna mangiare, noi ricreiamo un'altra, qui anche nel Cilento, nel Parco del Cilento, ricreiamo un'altra economia. Cioè, quale economia? Quella per cui tu oggi vai ad aiutare tutti questi giovani agricoltori che si sono rimessi a coltivare grano, a fare grandi oli, a fare grandi vini, a fare. Cioè, c'è tutto un mondo che è nato nella nostra zona che va aiutato in una visione corretta della dieta mediterranea. Questo è il punto. E poi un'altra cosa importante. Se KISS sposta sulle popolazioni, se KISS sposta sulle popolazioni gli studi, noi che facciamo? Io me lo domando. Cioè, ma come si comportano le nostre popolazioni? Che tipo di educazione facciamo nelle scuole? Che sta succedendo sul territorio? Abbiamo un sistema di monitoraggio continuo
di quello che sta succedendo oppure no. Se questo non accade, per piacere, non parliamo di dieta mediterranea, perché stiamo facendo il nostro danno. Il nostro danno è moriamo, no, non viviamo 20 anni di più, ecco, questo è sicuro.